Adesso so che a scaletta abbiamo un'altra grande protagonista che non sarà presente in questa serata, in questo pomeriggio, perché l'abbiamo incontrata, no, ormai qualche giorno fa. L'abbiamo incontrata prima, sì, esatto. E ci ha raccontato ovviamente un po' tutto della sua carriera, ci presenterà anche il nuovo singolo Spade e Lame, che ascolteremo anche in questo caso in esclusiva, quindi se siamo tutti d'accordo, ma direi di sì, andiamo certo a vedere il contenuto di Maria Clotilde Muzio e vedrete che sarà un'esibizione davvero da non perdere, perché ci racconta tante belle cose, quindi andiamo a vederlo. Forza Maria! E siamo sempre qui in questa giornata sanremese, sempre qui in live show, ma adesso abbiamo un'altra ospite che arriva direttamente da Music Style, l'Atelier delle Voci, e qui con noi Maria Clotilde Muzio. Ciao Maria Clotilde, eccoti! Ciao, ciao a tutti! Ciao, come stai innanzitutto? Abbastanza bene, grazie. Bene, bene. So che in questi giorni, no, sono giorni molto particolari, anche immagino giorni molto emozionanti, perché oggi in questo momento, tra pochissimo, anzi, ci farei ascoltare, no, il tuo secondo singolo ufficiale, Spade e Lame. Cosa ci puoi raccontare di questa canzone? Innanzitutto è nata non così per caso, ma ero un pochino stufa, diciamo, di alcune vicissitudini della vita, alcune cose che la vita ti mette davanti, e soprattutto anche ero stufa comunque sempre di essere giudicata e di essere criticata, e con il dito puntato sempre su di me dalla gente e dalle persone, e quindi è scaturito in me proprio questo, in me, nella mia vocal coach Daniela Tessore, sì, che ha scritto questa canzone per me, è scaturita proprio questa voglia di dire adesso basta, dovete finirla, dovete smettere, lasciatemi in pace, vivere la mia vita in pace, lasciatemi in pace, fatevi gli affari vostri. Oh, mi sembra un po' un ottimo messaggio, no? Che devo dire che anche ultimamente, no, in questo anche periodo, no, che abbiamo vissuto in questo ultimo anno, ma anche ovviamente negli anni precedenti, è una cosa, no, che si rivede non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche sui social, no? C'è un po' troppa gente, no, che si fa gli affari degli altri, e quindi delle volte mettere i cosiddetti paletti, come a dire, no, fatevi un po' gli affari vostri, no? E io mi faccio i miei, secondo me è una bella cosa, e delle volte va ovviamente detta. Che grande emozione è quella di presentare questa canzone tra pochissimo per la prima volta, lo ricordiamo, è un'esclusiva assoluta, insomma immagino che sia una gran bella emozione, no? L'emozione è grandissima, anche se è il mio secondo singolo, però naturalmente l'emozione è sempre a mille, diciamo, come se fosse la prima volta per me. Quindi bene, ne sono contentissima, anche perché in questo contesto, in questo contesto di Sanremo, dell'evento collaterale del Festival di Sanremo, quindi sono doppiamente felice, emozionata e soddisfatta al contempo. Bene, bene, bene. A proposito dell'edizione di quest'anno di Sanremo, no? Tantissimi big in gara, ovviamente ci sono anche giovani. C'è un artista tra quelli che ovviamente partecipano, che ti piace, che magari speri, no, nella sua vittoria? Ma vittoria non lo so, però mi incuriosisce molto Noemi, perché la vedo in una veste nuova, diversa, anche lei, e quindi mi incuriosisce molto. Bene, bene, bene. La sua partecipazione, sì, al Festival di Sanremo 2021. Bene, va bene, tanto gli facciamo un in bocca al lupo, poi ovviamente si vedrà, certo, come andrà la gara, ovviamente prossimamente. Maria Clotilde, per ovviamente tutte quelle persone che sono rimaste incuriosite, no, da ovviamente la canzone che tra poco andremo ad ascoltare, so che poi è anche programmata un'uscita, no, proprio quindi sui digital store e tutto il resto. C'è già una data per l'uscita, e dove poi ti possiamo anche trovare su tutti i social network per continuare a seguire anche la tua attività musicale?
su tutti i social e gli store digitali, e la data precisa però non ho, tra un mesetto, ecco. Ok, quindi direttamente se ti seguiamo sui social possiamo avere ovviamente tutti i news. Continuate a seguirmi sulle pagine social, Facebook, Instagram, Twitter e naturalmente cioè, YouTube sarà a disposizione anche su Amazon, Spotify, tutti dove si può anche acquistare, non solo ascoltare. Quindi, sì. Insomma, ti troviamo un po' dappertutto, no? Come prezzemolo, insomma. Bene, Maria Clotilde, se sei pronta e sei d'accordo, io direi di andare ad ascoltare per la prima volta in assoluto Spade e Lame qui in questa puntata speciale di live show speciale Sanremo 2021. Quindi il palco è tuo, Maria Clotilde, e andiamo con Spade e Lame. Grazie. Nel mondo l'indifferenza, l'arroganza, l'invidia che c'è è ormai abitudine. La gente passa e ti guarda, sai che parla già male di te, anche se il motivo non c'è. Grazie a tutti, in primis Sunrise e poi la mia famiglia, Music Style Atelier delle Voci, Daniela Tessore, per aver scritto questo brano per me importantissimo, ma anche ci credo molto, è molto, molto, molto bello. E ringrazio anche la mia famiglia, perché mi è sempre accanto e mi supporta in questa mia avventura, in questo viaggio avventuroso. Grazie a tutti, ciao, mi raccomando, seguitemi sui social, ciao! Eccoci, abbiamo visto il contenuto di Maria Clotilde Muzio, nel mentre è arrivato nella nostra diretta anche il buon Francesco, che almeno si dovrebbe vedere da qualche parte. Abbiamo, eccoci.